Alzi la mano chi ha comprato almeno una volta un prodotto di qualsiasi natura da un rappresentante di una qualche marca in stile Avon, Just o Tupperware. Vi siete poi mai chiesti come facessero questi rappresentanti a portare a casa uno stipendio che si possa chiamare tale ogni mese? Io sì, in quanto questa forma di vendita e marketing mi è sempre risultata alquanto oscura, se non addirittura una vera e propria fregatura per quanti coinvolti. Dover far entrare qualcuno in casa mia, organizzare io stessa un ritrovo con conoscenti, amici, parenti, in modo che questo rappresentante potesse fare una dimostrazione dei prodotti e poi tampinasse tutti i presenti per settimane, cercando di chiudere varie vendite, rievoca in me scene in stile Stati Uniti anni 50, con casalinghe disperate dai capelli super cotonati, collane di perle e rossetti dai toni accesi, radunate tutte in salotto per assistere alla dimostrazione dell'ultima ciofeca arrivata sul mercato. Questo tipo di marketing, chiamato marketing multilivello, è infatti molto controverso e le variazioni sul tema, come il marketing piramidale, sono considerate illegali a tutti gli effetti, oltre che insostenibili dal punto di vista economico. Se si leggono le definizioni di queste due tipologie di marketing, che alcuni tra l'altro considerano la stessa cosa, ovvero non c'è alcuna distinzione tra il marketing multilivello e quello piramidale, le differenze sono davvero minime se non inesistenti. L'unico fattore che sembra distinguere il marketing multilivello da quello piramidale è che nella prima versione il compenso ricevuto dal cosiddetto reclutatore può avvenire solo a fronte di una effettiva controprestazione del soggetto reclutato. Insomma, non si può vivere solamente di rendita, ma le persone che si reclutano non devono essere solo dei prestanome, ma devono effettivamente fare qualcosa poi all'interno della compagnia. Se negli anni 90-2000 le rappresentanti Avon spuntavano come funghi, con l'avvento degli anni 10 del terzo millennio è arrivata l'ondata salutista dei bibitoni e degli shake dimagranti e tutta una serie di aziende di marketing multilivello in questo settore. Oggi vorrei presentarvi il caso di Juice Plus, esposto da Selvaggia Lucarelli su Facebook e dapprima anche sul Fatto Quotidiano, in quanto lo ritengo conferma di tutti i miei sospetti su questo tipo di marketing e perché presenta degli elementi in stile setta decisamente preoccupanti e inquietanti. Il tutto nasce nel 1993 nello stato americano del Tennessee, dove tuttora ha sede Juice Plus. Ed in America la società è stata oggetto di investigazioni da parte dell'ufficio del procuratore generale degli Stati Uniti e di studi che ne hanno comprovato l'inutilità, le menzogne e gli effetti collaterali. In Italia, invece, il prodotto continua ad essere venduto e gli è stato costruito attorno un vero e proprio impero. Nell'articolo pubblicato sulla testata italiana del Fatto Quotidiano, la Lucarelli denuncia un'orda di casalinghe che si improvvisano nutrizioniste, un esercito di invasati che si fomentano reciprocamente a meeting motivazionali con addirittura finti premi e cerimonie che neanche la notte degli Oscar. Questo assieme a un sistema di marketing del tutto piramidale, che in teoria sarebbe anche vietato dalla legge, e guadagni che finiscono dritti sul conto dei vari rappresentanti, con una percentuale di nero tutta da verificare. I profili sui social media dei venditori di Juice Plus sembrano un inquietante esperimento di lavaggio del cervello, ai danni soprattutto di studentesse, mamme e casalinghe. Queste sono le tre figure principali dei rappresentanti di Juice Plus. A queste povere viene data una lista di cose da pubblicare su Facebook, soprattutto. Servono almeno 3 post al giorno, in cui bisogna ovviamente apparire magre, felici, vincenti e soprattutto benestanti.
Il tutto accompagnato da frasi motivazionali, consigli di vita, foto dei vari bibitoni, oltre, e questa è la cosa forse più inquietante, agli screenshot delle conversazioni con le loro clienti che le ringraziano per i successi di questa miracolosa dieta. In tutto questo però le venditrici non sono ovviamente né nutrizioniste né dietiste, ma danno comunque consigli alimentari e spesso anche filosofici. È possibile fare carriera come rappresentante, prima come president, poi come parte del team Unstoppable, l'elite che pubblica foto di Ferrari, Mercedes, Porsche, nuove di pacca, e poi la vita notturna ad Ibiza. Indagando sui pagamenti, qualche gola profonda ha rivelato che il pagamento avviene da una filiale svizzera ogni 10 del mese, in maniera assolutamente puntuale. Però qui c'è l'intoppo, sta alla diciamo correttezza del singolo dichiarare i soldi al fisco italiano. Ed ecco che le pillole, il cui contenuto non è nient'altro che un estratto di vari frutti, vengono vendute da persone senza una qualifica o la minima idea di quello che stanno vendendo. Il tutto all'interno di un impero semicriminale, in cui è facile evadere il fisco senza neanche troppi problemi. L'unico prezzo è la propria integrità morale e la propria pagina di Facebook. Grazie.